sempre rivendicato le sue umili origini, la figlia del tranviere che quando passava con il tram sotto il teatro alla Scala dove lei studiava danza scampanellava per salutarla. Carla Fracci è il nome più famoso della danza italiana, eppure raccontava era entrata in scuola di ballo per caso. E Torina Mazzucchelli disse, ma passando così, dice questa bambina è molto gracilina, così, ma la ha un bel faccino, ho detto in milanese, ha un bel faccino e vediamo. Poi, passando in pochi anni da ballerina de fila ad étoile, con il suo fisico minuto ha incarnato con carisma e grinta le grandi eroine del balletto, Giselle su tutte, portando il personaggio romantico da Milano a Cuba, da Mosca a New York. Eric Bruni il partner più amato, ma con Rudolf Nureyev più di una volta ci furono scintille. La mia è stata una carriera piena di versatilità, ma va a dire, ricordando gli anni in giro per lo stivale con la sua compagnia italiana di balletto, ma anche le incursioni TV. Ha vestito i panni della Strepponi nello sceneggiato Rai degli anni Ottanta su Giuseppe Verdi e quando Virginia Raffaele l'ha imitata sul palco di Sanremo, lei sorrise perché l'ha presa come un omaggio, non come un'offesa. Carla Fracci non ha mai smesso di ballare, anche quando ha diretto le compagnie di Napoli, Roma e Verona. Mai quella della Scala, però, perché con il suo teatro c'era un rapporto difficile. A gennaio era tornata a casa per una masterclass su Giselle, applauditissima dai giovani scaligeri, ai quali in un ideale passaggio di testimone ha trasmesso i segreti della sua arte. Bure. Nel teatro che oggi la piange insieme a tutto il mondo.